Siamo sul treno, cari amici. Cancio Asso. E qua è carne di cancio. E cari amici, nell'attesa magari di dimagrire un po', stiamo facendo un sacco di sacrifici. Gennaro Gelmini per dimagrire, ovviamente. Gennaro Gelmini di Super Mauri. Qui oggi ad Asso Cancio, sopra praticamente tra i laghi Como e Lecco. È molto bella questa zona, io venivo da giovane e si è pescata la zona generalmente turistica, faccio altro, però ci sono quelli, si passa e si va sulla Madonna del Gisaglio, San Primo, anche a delle località come Sormano, tutte località abbastanza note di queste zone qua, anche Piano Rancio, dove ci sono, c'erano quelle, ti ricordi, si fa free driving, si fa quelle cose lì, c'è un posto dove si può andare su a arrampicarsi, quindi, che dire, cari amici, pure io qua venivo con la famiglia mia da bambino, quindi ne valse la pena tornare qua. Insomma, brevemente andremo, allora, le zone che faremo oggi sono queste: Triangolo dell'Ariano, quindi tra Bellaggio e Como Lecco, tra i laghi Como Lecco. Andremo alle piramidi di Recciago, e queste sono delle fantastiche cascate, che veramente stupende. Mauri, prendi la videocamera, inquadra tu mentre io trovo i nomi qua, che non me li dimentico. Fa vedere le cascate, stupende queste cascate, eh? Allora, adesso io trovo i nomi. Queste sono cascate, cari amici. Allora, le cascate Valle Tegna, Valle Tegna, del fiume La Foce, La Foce, affluente del fiume Lambro. Sì, che poi si congiunge con l'Ambro. E quindi adesso vediamo di andare dall'altra parte a inquadrare. Ok. Ah, ecco, magari. Sì. Qua antiche case. E qua poi c'era il cartello. Ecco. Cartello, cascate di Valle Tegna. E poi di là se passiamo abbiamo il viale per la stazione, e poi per la stazione dei treni. E qui il fiume Lambro che si congiunge col fiume La Foce. Bello, eh? Avete visto che bello? Piena sono montagna. Zone, queste qui montagne, si respira, anche se fa un po' caldino da noi qui, non fa. Ah, beh, siamo sulla strada statale, però seguiteci, cari amici, perché i momenti più belli devono arrivare. Guardate che bello la fuga del fiume Lambro. Qua è una panoramica grande. Bene, chiudo? Cari amici, Recciago, immancabile, frutta,
gratis, quindi mangiamo e allora ci togliamo la mascherina e cosa troviamo? Gratis. Esatto, esatto Mauri, sempre Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, le ciliegie. Le ciliegie abbandonate dall'ultimo proprietario e ciliegie di un urbex perché non sono di nessuno via e adesso penso che sia varietà ferrovia varietà ferrovia, è bella carica anche quest'anno ciliegiato mangeremo abbastanza. Ma dobbiamo rispettare gli orari perché abbiamo da vedere le piramidi di Recciago. Ok, quindi facciamo vedere come carico l'albero. Sì, fai vedere intanto l'albero dimenticato dai legittimi proprietari sarà a usufrutto nostro, ovviamente. Ma ce le mangiamo tutte. Nocciolini, tanto vanno bene come concime, ce le mangiamo tutte. Wow, acqua di montagna, posto fantastico, Recciago. E carichiamo è veramente una cosa fantastica. Mauri, è bellissimo, qua si sta molto bene, poi anche è un posto di montagna silenzioso, tranquillo, non c'è nessuno che ti scoccia, c'è una fonte qui dove prendiamo l'acqua, teniamo l'acqua in bottigliano. Troppo bello, meglio di così? Meglio di così non si può perché è la natura. Sì, veramente, è veramente un bel posticino. Quindi, e si continua alle piramidi di Recciago, guardate la natura, guardate che bello, che dire cari amici, che dire, posti così, che ne dite, Recciago. Numero 23, minuti 30. Fungo! Ah sì, perché le piramidi, Mauri, vengono chiamati funghi. Ah, ecco. Wow! E quindi dappertutto, il giro totale. Cari amici, le piramidi vengono anche chiamati funghi. Adesso vi faremo vedere. Sempre nell'attesa di un mio ritorno alla normalità, per me il ritorno alla normalità è dimagrire, però mi sto mettendo di buon gusto. Cosa vuol dire mettersi di buon gusto? Nel senso di buon impegno. Noi siamo, impegno, facciamo ma... la guerra con le pance, aspetta. Tu girati, come frattacco. Frattacco. È un po' così, però... E quindi cari amici, meno male si trova un po' di energia anche cosa, in un posto bellissimo. Le piramidi di Recciago al 26 maggio 2020, i primi youtuber, Gennaro Gelmini e Mauri Urbex, Mauri youtuber, YouTube Official. Vabbè, perché, cioè, insomma, Mauri YouTube Official. Youtuber Mauri e Gennaro Gelmini, siamo i primi a venire a fare un video su YouTube alle piramidi di Recciago. Le zone, per intenderci, delle piramidi di Recciago è il triangolo lariano, zona Asso, Cancio Asso, cioè praticamente tra i laghi Como e Lecco. Mauri, quindi sono posti molto belli vicino a noi anche,
Io a casa mia sono saranno 40 km, tu a 90, pochino di più. 90 km. Diciamo che siamo sempre in però Lombardia. Però ne vale la pena. Siamo naturalmente in Lombardia per adesso e provincia di Como, ed è sensazionale. In pratica le piramidi di terra sono proprio delle rocce. Praticamente cosa succede, Mauri? Perché sono così le piramidi? Col passare del tempo qua ci sono anche delle piogge molto forti, però quando viene il sole, venite cari amici, uscite di casa perché sono posti sublimi. E questi posti però quando piove, piove bello forte. Cosa succede? C'è il cosiddetto dilavamento. E quindi col dilavamento si scioglie tutto il terreno, che è molto friabile, è sassoso ma molto friabile, e va giù a valle col tempo. E cosa succede? Rimangono queste rocce che all'inizio sono all'interno, massi più grandi, sassi più grandi, che all'inizio sono all'interno del terreno, escono perché il terreno scende. E rimangono questi sassi fantastici. Adesso li chiamano anche funghi e andremo a vedere questi massi, le piramidi di Rezzago. Piramidi di Rezzago. Bene. Seguiteci cari amici, like, iscrivetevi, mi raccomando. Mi raccomando. Una cosa proprio da Piero Angela, proprio. Terreno molto soffice e poi cosa succede? Rimangono i sassi. Quindi faremo un breve giro. Venite con noi a visitare queste fantastiche piramidi. La valle di Rezzago, affluente del fiume Lambro. Facciamo anche vedere da lì proprio la valle che scende. C'è proprio il fiume lì che scende con le sue cascate e niente. E venite con noi a visitare le piramidi di Rezzago, detti anche funghi di Rezzago. E qua c'è la cappellina dei morti della peste, adesso la presento un attimo. Dei morti della peste nel Medioevo, peste bubbonica. Insomma, quindi non solo il coronavirus, ma anche la peste bubbonica. Questa è la cappella votiva relativa ai malati di peste. Qui c'è stata la peste bubbonica e purtroppo alle piramidi di Rezzago. Eppure Mauri, ce n'è per tutti. Allora dicevano semplicemente i nostri avi, quindi i nostri progenitori, ce n'è per tutti. Direi. E continuiamo il nostro giro. Benissimo. Questa è una. E qua, cari amici, ecco, fa vedere da lì, Mauri, lo splendore, le piramidi di Rezzago, quindi appunto il terreno pian piano scende a valle, c'è un cosiddetto dilavamento e però i massi piccolini scendono a valle, le rocce grosse quindi emergono per dilavamento del terreno e vengono i cosiddetti funghi, detti anche piramidi, piramidi di Rezzago. E continuiamo. Andiamo. Venite cari amici, seguendo naturalmente il sentiero indicato, rosso-bianco, facendo vedere l'enorme masso imponente. Mauri, da là. Guardate cari amici,
prendi tutto, che è così veramente fantastico. E che dire, il bello veramente, allora, le parole non è facile trovarle, no, le troviamo, sono delle piramidi di origine naturale, non costruite dall'uomo, ma costruite da madre natura. Madre natura ha dato il meglio di sé. Questi sono un vero paradiso. Mauri, giusto. Descrivi pure. Bellissime, bellissime, guardate che roba. Dì pure il tuo pensiero. Incredibile, il mio pensiero è che sono rocce che sono sembrano proprio delle piramidi dei funghi e sono di origine talmente naturale. Guarda, con gli anni, con i secoli, guarda che roba. Con i secoli ovviamente, sono andati dei funghi, delle piramidi. Guarda. Sembra una roba proprio, sono qui, poi ce n'è un'altra là. E poi ce n'è un'altra, quindi, cari amici, continuiamo, noi veramente ce la stiamo mettendo tutta. Venite con noi, in questa valle di Rezzago, sensazionale. Rezzago. Al secondo fungo, detto anche piramide. Le piramidi di Rezzago. Questa appunto. Guarda, qui ce n'è un'altra. Sì, sì, adesso la facciamo vedere. Qua però voglio far vedere i cartelli appunto dei funghi, detti anche piramidi di Rezzago. Vera natura. Mauri. Bella. Fantastico. E qui poi c'è il fiume. Sì, e poi si passa fino al fiume. Facciamo vedere poi di là anche. Sì. Ah beh, anche. E qui appunto anche là, vedi che c'è il fiume. La parte ecco sì. Il fiume. La parte del fiume. La vera natura. Sensazionale. Sembra che ci sia più acqua adesso. Sì, perché si vede che al pomeriggio così c'è un movimento ulteriore dell'acqua. Ebbene, continuiamo, sì. Cari amici, restate con noi. Adesso andiamo avanti. Mauri. Dai. Andiamo a vedere l'altra piramide. Facciamo un surplus tutto. Guardate i fiorellini gialli come le braccia fiorite. Per essere felici proprio. Allora. Ah, ma qua è un po'. No, vabbè, siamo ben andati prima. Da lì, Mauri, prendi da lì. Io vabbè, ormai sono passato di qua. Venite di là, Mauro, del sentiero, andiamo a vedere un'altra piramide di Rezzago, detta anche fungo, un altro fungo. E qua è un posto fantastico, qui avevamo trovato una pallina da tennis. Da dove è sbucata? Boh, sta la miseria, c'è la pallina da tennis. Vengono qua a giocare a tennis. Boh, se c'è lo spazio qua, che cazzo ne so. Allora, qui avevamo notato appunto, Mauri ha subito capito, dovevano essere passati dei cinghiali. Infatti, qua ancora il torrente, maestoso, tutto. Vediamo, allora, inquadra tutto da lì, Mauro, fa la panoramica, arriva fino a lì e poi riprendimi, perché guardate, cari amici, non metto in dubbio da lì, Mauro, da là, scusate se sono troppo tecnico,
però è sensazionale, è troppo la bellezza del luogo mi porta ad essere così tecnico. E anche da lì fa vedere Mauri, no, vieni di qua, io non so come far vedere al meglio, sì, mettiti lì e mostra al meglio la roccia, le fantastiche piramidi di Rezzago. Quindi abbiamo detto dilavamento del terreno, abbiamo appunto delle montagne con i loro pendii, questi pendii pian piano si sgretolano, scendono giù a valle, però le parti più fine scendono giù e vengono portate via dal terreno. Poi le parti più grosse, ovvero questi mastodontici, proprio queste rocce così mastodontiche, pian piano vengono in superficie per opera del dilavamento che porta via tutto, il masso rimane in superficie e vengono queste cosiddette piramidi chiamate anche funghi. E siamo appunto il 26 di maggio 2020. Bellissimo. Abbiamo fatto un tour stupendo, no, Mauri? Guarda, quindi che dire? Sì, qui si è abbastanza imponente, poi queste rocce qua sono proprio segnate. Una storia fantastica, E guardate qui, sono belle, belle massicce. Sì. Proprio le piramidi, volevo prenderlo da di là. Avevamo sole di fronte, da di là. Sì, però vorrei prenderlo. Ecco. Dipende dall'orario, così fantastico, proprio si vede la maestosità della valle, delle rocce. Sì, bene. Questo qui è un fungo di quelli, questo qui è massiccio. Altro qui, e anche di qua appunto, tutto bene. E allora andiamo a concludere di là, vedremo poi quindi una bellissima cascata nel bosco che abbiamo fatto vedere dopo, ma tecnicamente la ambientiamo dopo, l'abbiamo vista prima, la mettiamo dopo. Sensazionale giornata qui a Rezzago, sopra Canzolasso, nel triangolo dell'Ariano, tra Comolecco, Bellagio, tutte le zone tra Lago di Como e Lago di Lecco, Lombardia. Io non ho parole. Concludi tu, Mauri, e poi salutiamo giù e poi facciamo vedere la cascata. È molto bello qua, non sono mai venuto presso nessuno perché qui è un posto. Ecco. Questo lo dico. Questo posto fantastico mi ha portato mio padre per la prima volta circa 30 anni fa. Fantastico. Pensate quanti anni. Bene, e dopo 30 anni è ancora così, però il sentiero l'hanno ristrutturato. Cioè, qui praticamente siamo in cima un po' alla montagna dove ci sono i funghi. I funghi detti anche piramidi di Rezzago, cari amici. Noi stiamo facendo tutta la panoramica, quindi nel video faremo vedere Mauri prima i funghi dall'altra parte e poi di qua. In realtà siamo venuti prima di qua e poi di là. Sì, siamo venuti a fare un giro qua sopra per vedere. Naturalmente motivi tecnici, perché il giro è molto lungo e così. Sì. Fantastico. Perché qua c'è un'acqua stupenda, boschi come sono, Mauri. Boschi stupendi, non sono mai venuto qui, c'è proprio tranquillità, non c'è nessuno con le scatole. A parte tutto. Poi io devo dimagrire. No, anch'io sono aumentato un po' di peso, comunque niente di peso, cioè, devo riuscire di fare assolutamente. Veramente, allora vi dico subito, cari amici, una volta io dicevo dimagrirò quasi posterò. Adesso invece sto mettendoci pratica, 5 km a piedi al giorno, quindi ci potete contare. Però inizio dopo una quarantena, Mauri. Dopo una quarantena
partire dopo due mesi, stare a casa. Ma addirittura fermi. Io l'ho visto solo in delle città. Caspita, il cantante giovanotto. Avete presente, cari amici, il cantante giovanotto? È ingrassato anche lui. Tutti sono ingrassati da questo. No, ma è ingrassato in due mesi, è una cosa pazzesca. Cari amici, siamo ingrassati tutti in maniera pazzesca. E che dire, io dico solo, quindi, persone come noi, ma anche persone famose. Sì, certo. Stavo guardando un po' qua, troppo bello. Persone famose sono ingrassate, quindi non è che... Allora, era per dire, non è che il personaggio famoso è lo stilista di Hollywood. Ok, sì, in realtà anche il personaggio famoso ingrassa, e se ingrassa il personaggio famoso, figurati Gennaro Gelmini, ma no, tu no, ti vedo in forma, Mauri. Ma insomma, qualche po' il chilo ce l'ho anch'io. Diciamo che però... Mauri è uscito bene dalla quarantena. Sì. Io, vabbè, mi sto dando da fare, però la buona volontà ce la metto. Bene, andiamo a vedere una cascata, vediamo le cose importanti. Però fai vedere queste radici di questo tronco, è qualcosa veramente che... Sì, la montagna qui sembra che sia franata, boh, insomma. Proprio sembra che sia franata la montagna. No, sì, è franata sotto, però fa vedere l'albero com'è sopra, incredibile. Guarda, si mantiene tranquillamente, va su, lui incredibile, la natura... Sì, sta aggrappato a... La natura... veramente una parola, perché supera il nostro immaginario la natura. E siamo qui appunto alle piramidi di Rezzago per vedere le bellissime, ci sono varie cascate, qui è tutto montagna con cascate di suprema bellezza. Fa vedere anche come scende proprio la cascata, vari salti fantastici, e poi la zona di discesa. E bellissimo, quindi, ma che bel posto questo, proprio tipico di montagna. Troppo bello posto di montagna. Cari amici, mettete un like, voi a questo punto avete visto le piramidi, noi dobbiamo a Vetroso andarle ancora a rivedere. A dopo. Eccoci. Quindi speriamo che questo filmato vi sia piaciuto. Mettete un bel like, mettete in iscrizione se volete. Se volete se potete. Se vi aggrada va bene. Vero che hai molti miei ex fans sono venuti da te scappati dalla disperazione. No, Mauri, io voglio fare un finale bello. Allora, semplicemente... Quindi, hai maggior ragione, sostenete Bongeni. Semplicemente, beh, ma andiamo fuori tema. Comunque, quel video su Nibiru... Ma che belle le farfalle! Era un gran bel video. Quando l'ho fatto... No. Poi quel prato lì fiorito... Però siamo fuori tema. È venuto fuori una notizia che il Giappone dava l'allarme per gli UFO, per i dischi volanti. Ah, sì. Allora io ho pubblicato il video mentre il Giappone dava l'allarme per i dischi volanti e il video ha funzionato, quindi in relazione a quello. Diciamo che è stato... Perché ho visto che sono venuti anche tanti stranieri, vi ringrazio tantissimo. Perché Nibiru è un argomento abbastanza intenso. Ma addirittura dopo la notizia del Giappone dava l'allarme UFO... Fate un po' voi, cari amici. Però torniamo in tema, perché allora, il nostro forte qual è, Mauri? Fare video a tema. Sì, il nostro forte è non agganciare la telecamera, tanto per agganciarla, ma per fare video a tema. Poi adesso verrà un po' di vento. Allora, sì, metto... Ma io sono bravo, aspetta. Sì. Io sono bravo
e metto davanti la borsa. Cari amici, ho messo davanti la borsa per coprire un po' il vento. Io le tento tutte, le tento tutte. Quindi, al 26 maggio 2019, Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, Mauri, YouTube Official, Mauri Urbez, qui in questo bellissimo posto, le piramidi di Recciago. Fantastico. È vero, cioè è una cosa... Non allora, vero. Quello che volevo dire, Mauri, uscite. Dillo tu che ti ascoltano, uscite. Uscite perché ne vale la pena. La vita è fuori. Dopo due mesi così di chiusura. Allora, è vero, e ognuno deve essere responsabile per se stesso. C'è poco da fare. Nessuno può essere responsabile per qualcun altro. Ognuno deve essere responsabile per se stesso. Però nella responsabilità uscite, perché la vita è fuori. Dentro casa va bene dormire, va bene mangiare, no, ma la vita è fuori. Tra l'altro hanno aperto le belle pizzerie, ristoranti. Sì, si cerca un po' una parvenza. Bar, così, una parvenza. Che ci avevamo perso in questi due mesi, e adesso tornando alla normalità è bello uscire, vedere anche posti come questo. E godersi un po' la natura, così senza avere l'ossessione delle regole lì, sta tempo. Ah, beh, le regole bisogna tenerle per legge. Sì, bisogna tenerle, però qui almeno. Soprattutto. Diciamo così, qua almeno possiamo. Allora, qua anche... stiamo fuori dal mondo, cari amici, però teniamo le mascherine. Adesso torniamo in città, teniamo le mascherine. Benissimo. Benissimo, quindi. Un like e arrivederci al prossimo video. Al prossimo video, mi raccomando. Mi raccomando, siate sempre presenti. Aspetta. Che bello qua. Il fiume di Recciago. Fantastico. Bello. Guardate là, il corno di Canzo, il corno di Canzo, va. Che bel prato, bella, bel verde. Bel verde, però anche odore di mucca, Odore buono. Di carne di Canzo, profumo buono delle stalle del mio papà. Il mio papà aveva la stalla con le mucche, ma ai tempi che furono. Cari amici, tutto passa, ma la vita continua. Questo è un prato che prima che si chiama. Signorino, fai il video con me. Dai, dai, vedi se riesco. Hai visto? Scappa e t'abbaia. Come senza batteria, vedo che lampeggia. Come devo chiamarlo, Mauro? Boh, chiamami. Bobby, Fufi. Fufi, e chi? Vieni qua. Lui è tutto contento.